Finalmente ci siamo, dopo il verdetto del CONI che ha lasciato la Serie B a 19 squadre, in fretta e furia la Lega Pro ha diramato i calendari. L'Arezzo è collocato nel girone A che si annuncia di ferro. Debutto con la Lucchese. Le società sono già al lavoro per cercare di giocare invece di mercoledì 19 settembre direttamente domenica prossima. Il debutto casalingo per l'Arezzo sarà domenica 23 settembre contro la Pro Vercelli, retrocessa in C. Poi nuovo turno infrasettimanale il 26 settembre e sarà subito un match particolarmente evocativo, sia perché si tratta del derby di Pisa, sia perché per la prima volta l'Arezzo giocherà contro Moscardelli. Da segnare sul calendario anche la data di domenica 7 ottobre, c'è il derby di Siena e quella di un altro turno infrasettimanale di mercoledì 17 ottobre ad Alessandria ci sarà l'inedito match con la Juventus Under 23 o Juventus B. Dopo i match sulla carta alla portata con Albissola, Olbia e Cuneo, l'Arezzo farà visita al Novara prima di ricevere la rinforzata carrarese domenica 18 novembre, quindi trasferta a Piacenza e due match casalinghi consecutivi con Pro Patria e Alessandria. Mercoledì 12 dicembre altro infrasettimanale in casa del Pro Piacenza, il 16 dicembre l'Arezzo riceverà la Virtus Entella e poi inizia il Tour de Force natalizio, domenica 23 dicembre Gozzano Arezzo, mercoledì 26 dicembre giorno di Santo Stefano Arezzo Pistoiese, domenica 30 dicembre la prima giornata del girone di ritorno Arezzo Lucchese. Il derby di ritorno col Siena si giocherà domenica 3 febbraio, Arezzo Juventus Under 23 di mercoledì il 13 febbraio. Dall'inizio di marzo l'Arezzo scenderà in campo di sabato, chiusura a Pistoia il 4 maggio. A settembre, ottobre e novembre le partite si giocheranno nelle fasce orarie delle 16.30 e delle 20.30, tra dicembre e febbraio alle 14.30 e alle 18.30, marzo, aprile e maggio alle 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30. Le gare invece nei turni infrasettimanali avranno due finestre orarie, quella delle 18.30 e delle 20.30.